orecchie del nostro Diddle null'altro sono che la ripetizione esatta del corpo, della testa, scusate. Voi rifate praticamente la stessa lavorazione che avete fatto per la testa. Una volta che avrete finito di lavorare l'orecchio, ripeto, con gli stessi identici passaggi della testa, invece di imbottirla completamente, lo imbottirete appena appena, ne metterete proprio pochissimo di imbottitura all'interno, piegherete in questo modo, schiaccerete in questo modo la... E una volta cucito sulla testa del nostro Diddle avremo due orecchie perfette. Con il filato nero sottile, che vi consiglio più sottile per il nasino perché non deve essere troppo grosso, realizziamo un anello magico, una, due, tre, quattro, cinque, 6 maglie basse. Tiriamo il nostro anellino, e facciamo come sempre, nel senso realizziamo 6 aumenti. Uno, due, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e 12 maglie basse, quindi due maglie basse in ogni catenella sottostante. Con i nostri 6 aumenti arriviamo a 12. Adesso aumentiamo, facciamo una maglia bassa e un aumento, quindi una, due e tre. In modo da finire il nostro giro con 18 maglie basse. Arrivati alla fine del giro faremo 2 maglie basse e un aumento di seguito sempre. Allora, una, due maglie basse e un aumento. Termineremo il giro con 24 maglie basse. A questo punto, terminato il giro di 24 maglie basse, faremo 3 giri completi di 24 maglie basse. A questo punto abbiamo terminato la calottina del nostro nasino, quindi ci agganciamo alla maglia successiva e chiudiamo con una maglia bassissima. Tagliamo il filo, e lo fissiamo. Ora dobbiamo fare il bianco del nasino, il puntino bianco, però quello lo faremo dopo con un ago, perché viene meglio. Adesso passiamo alla coda. Passiamo adesso alla coda. Per la coda dobbiamo realizzare un anello magico di 6 maglie basse. Ok, tiriamo il nostro
cordino e a questo punto chiudiamo le nostre 6 maglie basse. Adesso noi dobbiamo fare altro che lavorare 6 maglie basse per una decina di giri, facciamo 10 giri lavorando sempre in tondo 10 maglie basse, scusate, 6 maglie basse. Quindi iniziamo, una, marchiamo, e lavoriamo in tondo, quindi 10 giri da 6 maglie basse. Terminati i 10 giri, faremo un aumento nella prima maglia e procederemo con altri 10 giri da 13 maglie basse. Scusate, sto scrollando, da 7 maglie basse. Facciamo 13 giri da 7 maglie basse. Terminati i 10 giri di 7 maglie basse, procediamo in questo modo. Facciamo 6 maglie basse, scusate, 3 maglie basse, 1, 2 e 3 maglie basse e un aumento. Procediamo per 20 giri di 8 maglie basse. Terminati i 20 giri, tirate leggermente perché la coda deve essere molto lunga, okay. E adesso voi proseguirete la lavorazione aumentando una maglia all'inizio del vostro giro, quindi la prima maglia sarà un aumento, 1 e 2, e proseguite facendo tanti giri di 9 maglie basse fino ad arrivare a 22 cm di lunghezza. Arrivati alla misura di 22 cm possiamo fermare e tagliare il filo, quindi effettueremo una maglia bassissima così. Allunghiamo per bene la nostra coda e in fondo pratichiamo facciamo un nodo che porteremo in fondo, cioè tiriamo fuori la puntina e sfiliamo fino ad arrivare in fondo, perché la codina del diddle è annodata, vedete, in fondo. Quindi noi portiamo il nodo fino in fondo in questo modo, tirando per bene, ok, ci siamo, e riempiamo la coda con l'ausilio di una matita. Prendiamo la nostra ovattina, ci procuriamo una matita, un pennarello, quello che volete, e iniziamo a riempire la coda. Proseguiamo fino a che non l'abbiamo ovviamente imbottita tutta. Una volta terminata l'imbottitura, mettiamo via la coda insieme agli altri componenti. Passiamo adesso alla calottina, che è questa qua, quella dove poi dovremo, questa qui, dove poi dovremo ricamare gli occhi. Prendiamo il filato rosa, facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Spieghiamo e facciamo 6 aumenti, quindi dovremo finire il giro con 12 aumenti.
maglie basse. Il primo aumento e proseguite fino ad avere 12 maglie basse nel vostro lavoro. Siamo arrivati ad avere le nostre 12 maglie basse. A questo punto faremo 4 giri di 12 maglie basse. Terminati i nostri giri, allargheremo il fondo perché deve essere una calottina, vedete? In questo modo allungata sul, cioè più bassa sopra, più stretta sopra e più larga sotto. Quindi allarghiamo per bene l'ultimo giro e chiudiamo con una maglia bassissima e fermiamo il lavoro così. E anche questo lo mettiamo da parte. Adesso dobbiamo realizzare il vestitino.